is my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. Piano piano comincia a sentire che ci sono dei continenti sopra, all'inizio è difficile anche capire. Poi succedono le cose strane di tasto. Questo agosto dell'anno scorso c'è stata un'eclissi di sole sopra gli Stati Uniti e siamo riusciti a fare queste foto di questo buco nero. Questa è una foto dell'Italia, mi spiace, abbiamo tagliato la Svizzera qua sopra, l'Italia, vista da nord, la Corsica, la Sardegna. Questa è una foto di Londra con un teleobiettivo. Questa è una foto di Roma. Questo è la Mecca dell'Arabia Saudita. Qui sono i ghiacciai in Patagonia. Questa è l'aurora australe, l'abbiamo visti a Pizzeffe l'anno scorso. Questa è Marte con la Luna e un'alba lunare sopra gli Stati Uniti. Questo è il nord degli Stati Uniti, con temporale qua sopra, e qui siamo di notte. È interessante vedere come sostanzialmente noi siamo dappertutto. Questo è Washington degli Stati Uniti. Questa è Mosca, 18 milioni di persone. Questo è un attore pacifico. Questa è la Grecia scura e l'Africa, noi quando vicino all'Europa e all'Africa siamo due continenti diversi. Sono le isole di Cipro, questo è un lago salato in Australia, questa è una vista del deserto di Sahara, questo è un flauto di Cipro, questo è un vulcano da Kamchatka, questo è un uragano che è arrivato sopra il nostro metro, questo è l'occhio di un ciclone in Giappone, questa è parte dei Tibetani, smeraldo, lo spazio, questo volevo prendere, ah qui si vede la Svizzera, questa è la Spagna, l'Africa, la Valle del Mediterraneo, volevo prendere l'Italia e la Svizzera, sono arrivato qua sopra, ho preso un po' qua, questo è il mio, questo è il mio, questo è il Australia, questa volta la più parte della questa è un fiume normale basso, rosso e con deforestazione. Questa è una strada, un deserto in grande. Questa è la Namibia, un deserto in Namibia. Il Dora, questo è il tramonto, la vista così più un tramonto, il sole ci mette 7 secondi a tramontare, a sparire completamente e per un attimo si vede l'atmosfera e guarda caso questo è l'unico confine che veramente ha qualche senso tra la terra dove siamo e lo spazio, dovremmo stare attenti a cosa facciamo a quel confine perché non ci saremo qui per molto se non stiamo attenti. Subscribe for more space.